Di nuovo giornata della solidarietà organizzata dall'Atletico Lauria, giornata per la raccolta di indumenti, generi alimentari ed offerte varie. Sentiamo il presidente dell'Atletico Lauria, il valore di questa giornata e di questa iniziativa. Oggi abbiamo inteso con tutta la società organizzare la giornata della solidarietà per dare un segnale a tutta la popolazione di Lauria che il calcio non è solo uno sport fine a se stesso, ma anche attento a quelle che sono le problematiche della società del momento che vive la società attuale. Bene, una partecipazione numerosa, lei nella settimana ha fatto richiamo al pubblico di essere vicino alla squadra, in questa giornata particolarmente numeroso e anche a dare possibilità alla gente di portare quanto è necessario per aiutare gli altri. La mia è stata una sorta di ammonizione al paese Lauria, in quanto ritengo che dopo tanti anni di assenza dal calcio giocato, Lauria merita, oltre che avere una squadra anche di categoria superiore, ma merita un attimino di attenzione in più da parte del pubblico. Nel senso che seguire la squadra significa anche partecipare durante la partita con qualche piccolo incoraggiamento, con qualche applauso che sia di stimolo per i ragazzi in campo che comunque danno l'anima e danno quello che hanno per portare in porto il risultato ogni domenica. Dobbiamo terminare qui, vediamo la squadra in campo. Fagli una domanda su come sta andando la partita. Ecco, prima di chiudere, Mario Lamboglia mi sollecita di fare una domanda: come va il campionato e la partita? Il campionato, diciamo che è ancora tutto da giocare. La partita oggi sta andando bene contro un avversario ostico, insomma, bravo anche l'avversario. Noi ci stiamo mettendo il massimo e penso che il risultato fino a questo momento ci sta dando ragione. Un applauso per la giornata e per i giocatori in campo, grazie. Dai Totò, dai! Informazioni per il Vigianello, numero 1 Propato Angelo, anche allenatore, col numero 2 Lecce, col numero 6 Oliveto, col numero 7 Melchionda, col numero 8 Papa, col numero 9 Cavaliere, col numero 10 Di Paola, col numero 13 Tedesco, col numero 20 Libonati Diego, col numero 23 Rossino, col numero 68 Ielpo, la panchina Gazzaneo, Palazzo, Gioia Francesco, Libonati Mattias, Laino, Gioia Manuel, Carlucci. Atletico Lauria dà il benvenuto agli ospiti. La formazione dell'Atletico Lauria. In porta col numero 33 Vigorito Rosario, col numero 2 Dulcetti Manuel, col numero 3 Carlo Magno Giuseppe, col numero 4 Cantisani Claudio, col numero 5 Ielpo Nico, col numero 6 Marito Michele, col numero 7 Favieri Raffaele, col numero 8 Ricciardi Giacomo, col numero 9 Olivieri Antonio, col numero 10 Azzori Gianluca, col numero 11 Maimone Saverio, la panchina. Col numero 29 Ielpo Pietro, col numero 13 De Leo Antonio, col numero 14 Chiacchio Francesco, col numero 15 Chiacchio Salvatore, col numero 16 Crecca Domenico, col numero 17 Pittella Pier Domenico, col numero 18 Papaleo Giacomo. In panchina Mister Riccio. A dirigere l'incontro il signor Boccarelli Antonio della sezione di Policoro. Buon divertimento a tutti! Grazie.
Non è firmata da un loro dirigente, a fine partita o ce la facciamo firmare o c'è un'altra cosa. Vieni, 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 v
Bravo Marco! No! Grandissimo! Grande Marco! Ancora!
Thank you.
che venite, dico! Tira!